Dante, le nuove iniziative del cinema Mazzetti, quali sono le prossime? Anche una collaborazione con il Carnevale di Fano? Sì, allora innanzitutto noi siamo molto contenti di questa collaborazione con il Carnevale di Fano. Noi abbiamo cercato di portare il nostro piccolo per i piccoli, per i bambini, quindi avremo i tre venerdì delle tre settimane del Carnevale, quindi 26 gennaio, 2 e 9 febbraio, alle ore 17, cartoni animati. Quindi abbiamo tre cartoni animati di qualità, piccolini, pressoché sconosciuti, carini, e all'interno dei quali invitiamo tutti a venire. L'appuntamento è con il Voulon, perché darà e distribuirà le caramelle a tutti i bambini, e in più ci sarà anche la merendina per tutti i bambini. Quindi l'appuntamento i venerdì di Carnevale alle 17 al Mazzetti. Un'altra collaborazione poi è quella con l'AMPI. In occasione del giorno della memoria, sabato 27 gennaio, programmeremo in collaborazione con la sezione AMPI di Fano, Led Antinori, il film di Claudio Bisio, L'ultima volta che siamo stati bambini. Lo spettacolo è alle ore 16:30 e diamo appuntamento a oltre bambini, sì, ma accompagnati dai nonni, perché sarebbe bello che questo messaggio fosse tramandato, trasmesso appunto dai nonni ai bambini. E non è l'unico appuntamento in collaborazione con l'AMPI, ma anche lunedì 29 gennaio alle ore 21:15 invece per i più grandi, con il documentario 1938 diversi, in cui viene raccontata la conseguenza che gli ebrei italiani ebbero allora dopo l'introduzione delle leggi razziali. Infine c'è grande attesa anche per Povere Creature, una delle pellicole più attese del 2024, che ha ottenuto anche ben 11 candidature all'Oscar. Adesso io non so se dire se Fano e il Mazzetti portano bene, vediamo, però abbiamo avuto ospite Matteo Garrone e ieri appunto ha avuto la candidatura come... è entrato nella cinquina tra il miglior film internazionale, e appunto programmeremo da giovedì 25 gennaio tutti i giorni per tante settimane il film Povere Creature, vincitore del Leone d'Oro all'ultima mostra cinematografica di Venezia e candidato ad 11 premi Oscar. Il film è pazzesco, ma questo non lo dico io, speriamo lo dica il pubblico.